Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di dieta chetogenica. Ne ho parlato tantissime volte, ma ultimamente me lo state chiedendo tanto su Instagram, quindi vado con questo video, cerchiamo di capire cos'è, come utilizzarla e perché sfruttarla. Prima di iniziare ragazzi vi ringrazio tantissimo per l'entusiasmo con cui state accogliendo Zeus, siete veramente tutti carichi a palla di cannone, quindi per chi non l'avesse già visto trovate il link qua sotto in descrizione, è il nostro primo programma di allenamento annuale assolutamente personalizzabile per voi, secondo le vostre esigenze, quindi gruppi carenti, frequenze di allenamento e via discorrendo. C'è una prima parte con l'introduzione e un ebook formativo, poi una seconda parte che è il programma di allenamento vero e proprio con più di 180 allenamenti che potete scegliere per personalizzare mesociclo dopo mesociclo il vostro programma annuale, e ovviamente c'è il gruppo Facebook dedicato dove stiamo diventando tantissimi e c'è tanto entusiasmo, gruppo nel quale noi cerchiamo di dare tutta l'assistenza necessaria per poter utilizzare al meglio il programma. Quindi detto questo, parliamo di chetogenica, che poi non si adatta per niente a Zeus perché Zeus vi fa trottare come bestie, però andiamo a parlare di chetogenica. Allora cerchiamo innanzitutto di capire che cos'è la dieta chetogenica. Si tratta di un protocollo alimentare che ci porta in una situazione metabolica definita chetosi, una situazione che avviene o in situazioni di digiuno, che per ora non ci interessano, oppure generalmente da una privazione di glucosio e carboidrati. Quindi da questo capite già, ma lo sapevate sicuramente, che la chetogenica è un'alimentazione priva di carboidrati. Ora abbiamo già parlato del fatto che il glucosio, i carboidrati e i grassi sono due macronutrienti che si dividono il compito e la funzione di substrato energetico, quindi che vengono utilizzati come substrato, e ovviamente il nostro corpo passa dall'utilizzo dell'uno e degli altri a seconda delle necessità, dell'intensità dell'attività fisica e via discorrendo. Però che cosa succede quando togliamo i carboidrati? Ecco, ovviamente il nostro corpo si trova costretto ad utilizzare i grassi, e questo va bene per il più delle cellule, anche se si tratta di un processo inefficiente, ma su questo torneremo. Però ci sono alcune cellule, come quelle del cervello per esempio, che non sono tanto entusiaste della cosa, in altre parole non possono utilizzare i grassi come substrato energetico. E qua si pone un problema che il nostro corpo è perfettamente attrezzato a risolvere. Questa funzione di mancanza di carboidrati per determinati passaggi da un punto di vista biochimico e fisiologico porta ad un accumulo di acetilcoenzima A che viene preso in parte dal fegato per produrre una soluzione metabolica alternativa, ossia i corpi chetonici. E questi corpi chetonici possono essere un'alternativa al glucosio per quelle che sono le cellule, diciamo tra virgolette, più schizzinose. Quindi sostanzialmente si crea uno stato di equilibrio in cui il glucosio viene in qualche modo rimpiazzato, per chi dai grassi, per chi da questi corpi chetonici, e a un certo punto questi corpi iniziano a essere prodotti anche un minimo in abbondanza. Quindi c'è un lieve accumulo di corpi chetonici che ci porta proprio in questa situazione che definiamo chetosi. E questa è sostanzialmente la dieta chetogenica, ma tra un attimo vedremo effettivamente come metterla in atto, come utilizzarla. Però, prima di tutto, cerchiamo di capire quali sono i vantaggi, ossia perché ci stai parlando di questa dieta, perché viene utilizzata, perché noi dovremmo utilizzarla. Allora, prima di tutto, il grande vantaggio è una rapida perdita di massa grassa. Allora, ho parlato nel video di carboidrati contro grassi, per cui andatelo a vedere se non l'avete già fatto. Sostanzialmente in periodi in cui il nostro scopo è quello di perdere grasso, quindi periodi di definizione per noi culturisti, le alternative sono due, ossia puntare sui grassi o puntare sui carboidrati. Quindi nel caso in cui puntiamo sui carboidrati utilizziamo tutte queste strategie che sono state proposte da diversi tecnici ultimamente, in cui abbassiamo del tutto i grassi e teniamo un po' più alti i carboidrati. Nel secondo caso invece, nel caso in cui volessimo puntare sui grassi, ecco, la dieta chetogenica è la strategia che fa per noi. Ed entrambe queste soluzioni offrono una rapida perdita di massa grassa, perché il nostro corpo si orienta su uno soltanto dei macronutrienti, e nel caso della dieta chetogenica la logica è abbastanza semplice, ossia induciamo il nostro corpo a utilizzare carboidrati come substrato. Quindi ovviamente, stando in una situazione di ipoalimentazione, le calorie che ingeriamo non bastano, il nostro corpo i grassi va a prenderli dal tessuto adiposo, quindi perdiamo tanto grasso. Il secondo vantaggio è quello che viene definito il protein sparing effect, ossia un effetto di salvaguardia del tessuto muscolare. Perché questo? Allora, cerchiamo di capire prima perché il nostro corpo catabolizza tessuto muscolare in situazioni di forte deficit. Ecco, è abbastanza semplice, il nostro corpo può andare a utilizzare gli amminoacidi per ricavarne del glucosio, ossia toglie il gruppo amminico e va a convertirli in glucosio. Ma ovviamente in una situazione come la dieta chetogenica, in cui il nostro corpo del glucosio non vuole più saperne perché manca e ha trovato delle soluzioni alternative, non ci sarà più questa esigenza di andarla a prendere dagli amminoacidi. Quindi da questo punto di vista, in un'ottica di ricomposizione corporea, la dieta chetogenica ha questo secondo vantaggio, cioè una salvaguardia del tessuto muscolare. E terzo importante vantaggio della dieta chetogenica è quello della compliance, ossia questa restrizione delle fonti e un forte utilizzo dei grassi come input energetico ci porta da una parte a una situazione
di calma, nel senso che non ci sentiamo più nervosi, non ci sentiamo nervosi dall'ipoalimentazione, stiamo tendenzialmente più tranquillo, ma questa è una cosa assolutamente empirica, ragazzi, che abbiamo riscontrato su di noi e su molti dei nostri atleti. Ma soprattutto, e questo potrebbe essere la causa, in queste situazioni si prova meno fame, ossia la dieta chetogenica porta a una diminuzione dell'appetito e quindi questo di nuovo ci fa avere meno fantasie di sgarri e ci fa essere più fedeli su quello che è il nostro programma alimentare. Ok, detto questo, cerchiamo infine di capire come attuare questa dieta chetogenica, come metterla effettivamente in pratica. Allora, il primo presupposto, l'avrete abbastanza capito, intuito, è quello di ridurre quanto più possibile i carboidrati. Nello specifico i carboidrati dovrebbero essere sotto i 50 grammi giornalieri con una bassissima percentuale di zuccheri, quindi sostanzialmente si tratta di mangiare solamente poche verdure nell'arco della giornata, quindi anche sulle verdure non esagerate, soprattutto verdure che sono tendenzialmente alte da un punto di vista glucidico, come per esempio i broccoli, le carote e via discorrendo. Secondo punto, il 10 fino al massimo 20% delle calorie introdotte dovrebbe derivare dalle proteine, quindi anche da questo punto di vista non dobbiamo esagerare. Questo perché un alto input proteico non ci permetterà mai di entrare in chetosi, proprio perché le proteine sono un'alternativa per il nostro corpo per ricavare glucosio, quindi se gliene diamo tante allora si orienterà sempre sull'utilizzo dei carboidrati e del glucosio come substrato energetico. E infine il resto delle calorie che abbiamo prefissato come obiettivo dovrebbe derivare dai grassi. Ora, da questo punto di vista in realtà molti avanzano l'idea di utilizzare la dieta chetogenica come una dieta ad libitum, in cui si mangia semplicemente quanto si vuole. Perché questo? Perché tendenzialmente restringendo le fonti una persona ha meno fantasie di per esempio abbuffarsi di avocado, perché se mangia tutti i giorni avocado a un certo punto la voglia passa, ma soprattutto per questo effetto di abbassamento dell'appetito, quindi da questo punto di vista la persona andrà comunque a mangiare poco. Però nel nostro caso generalmente ovviamente andiamo a tracciare quello che è l'input calorico, quindi i grassi dovrebbero semplicemente andare a completare, posti i carboidrati e posti le proteine, quello che è l'input calorico giornaliero. Tra parentesi, con l'occasione vi dico di seguire le storie di Giorgia su Instagram, perché sta provando in questa fase la chetogenica, la sta utilizzando e sta aggiornando sulle storie continuamente, farà uscire dei what eating a day, quindi se siete interessati o interessate a questa strategia alimentare, che peraltro si presta molto bene alle ragazze, alle femminucce, quindi per questo poi magari dedicherò un altro video, ecco, seguite Giorgia su Instagram perché avrete dei belli spunti, ecco. Ora, l'altro punto è la scelta degli alimenti, che deve essere assolutamente ristretta. Ad esempio lo yogurt greco, che può sembrare innocuo, ha una buona percentuale di carboidrati, circa un 5%, che se ci sfondiamo di yogurt greco, ecco, può essere controproducente, può portarci verso l'uscita dalla chetosi. Allo stesso tempo, come ho detto prima, verdure molto ricche di glucidi, come i broccoli, le carote, via discorrendo, la frutta assolutamente da evitare. Quindi per quanto riguarda la scelta delle fonti deve essere molto molto ristretta. E ricordate che basta un attimo per uscire da questo stato di chetosi, quindi un cheat che sia glucidico o semplicemente una giornata di ricarica non ci fa entrare in chetogenica. Quindi per la chetogenica, quando si parla di dieta chetogenica, si parla di un protocollo che deve essere tenuto così, senza ricariche, per almeno 3 settimane o qualcosa del genere, 2-3 settimane. Comunque, a parte questo, il periodo massimo che consigliamo per attuare una chetogenica è quello di 4 settimane. Questo proprio perché si presta come una strategia da utilizzare nelle ultime fasi di cut, quindi non così di botto, poi di nuovo caso diverso per quelle che possono essere le ragazze, però generalmente non abusatene. Conviene generalmente utilizzare un po' più carboidrati perché sono il substrato energetico che noi culturisti utilizziamo di più durante la nostra performance. Quindi la chetogenica deve essere una strategia alimentare da utilizzare con parsimonia, perché soltanto così può esplitare la sua massima efficacia. Ok ragazzi, quindi questo è tutto per la chetogenica. Ovviamente ho parlato da un punto di vista molto generale, quindi qualsiasi domanda scrivetela qua sotto che sarò ben lieto di rispondere. Per tutto il resto, se avete feedback personali, esperienze eccetera, di nuovo scrivetelo nei commenti, perché ci fa tanto tanto piacere poter avere questo confronto. Io vi invito come al solito a iscrivervi se non l'avete già fatto qua su YouTube, a seguirci su Facebook e su Instagram, e con questo vi rimando al prossimo video.